Svizzera, parte Gritonese, direzione San Bernardino, si torna ad Ascona. Però il vetro è sporco, il vetro. Mai per la rai. I have to wash the car anyway. Che posti, they're really nice around here. With the drone will be very nice to fly here. Near the church and all. Il nostro, cioè il mio autista personale, Lumsberg. si esce, si può andare verso il Liechtenstein, anche da qua verso
San Bernardino, dalla parte grigionese, svizzera tedesca, Graubünden. Poi entreremo nei grigioni italiani, San Bernardino, Pian San Giacomo. Tra non molto avremo la deviazione che ci potrebbe portare a San Moritz, che è sulla nostra sinistra, spero sia questo visto da poco, cioè dalla parte del guidatore, mentre noi andremo a destra, parte il passeggero. Così poi arriva la deviazione San Moritz, posto stupendo che oggi non visitiamo, perché torniamo verso casa, ma prossimamente sì. Va bene, Jay. Andiamo a San Moritz prima o dopo? Andiamo a casa. Adesso andiamo a casa, ok. La prossima volta andiamo a San Moritz, che è bello. Davos, San Moritz, tutti i posti fisici. Ma io non amo... Tu vuoi dormire, sì. Ma io non amo le città, perciò sono sempre fuori dalle città più umane. Qui si vede la gola, no, non la gola, il ponte. Dietro questi alberi noi andremo verso destra, verso San Bernardino. A sinistra, dove c'è uno sbocco di sole, ma quello che non si vede, San Moritz. San Moritz è ancora lontana, è un passaggio per andare a San Moritz. Siamo il 23 aprile, c'è la neve ancora dappertutto, incredibile. Abbiamo 16 gradi adesso, 16 gradi, viaggiando. Qua volevo volare, c'è i castelli, via Montoplai. At the church behind, it's been very nice to fly one day. Adesso andiamo a casa. Verso San Bernardino, dalla parte svizzera tedesca, parte grigionese che parla tedesco, per entrare nella parte ticinese, svizzera italiana, grigionese che parla l'italiano. Dalla parte di qua parlano già qua il romancio, perché si va nelle valli dei Grigioni, che poi Davos, San Moritz e tutte quelle valli. C'era la vecchia strada per passare, c'era la vecchia strada sotto, noi prendiamo l'autostrada. Forse la galleria. Non ho capito cosa hai detto, però il nostro pilota sta parlando in thailandese. Go-kart, sta guidando il go-kart, sì. Vabbè. È un go-kart, è solo 1500, mi sembra, 1600, 4 VD con le ridotte, una macchina che ha 19 anni, 113.000 km, che va benissimo. Qui ho appena cambiato le gomme, ho controllato tutto per fare il collaudo, dobbiamo cambiare la sospensione, la luce e la macchina è pronta per il collaudo. E lei lo chiama il go-kart, io lo chiamo macchina da battaglia. Non so quante ammaccature c'ha all'esterno, non glielo chiedo neanche. Ma poi è carica di bicicletta e di tutto. Droni, bicicletta, è un go-kart, sì. Sta mantenendo i limiti, 80.
non che si pensi male, col navigatore personale. Mi sa che non ha preso come go-kart questo Subaru. Andiamo sulla cambia. No, non mi cambia la marcia. L'ha preso come go-kart. Che spettacolo. Questi sono i corvi, altro che falchi. Che paesaggi ci sono. Anche questa è la Svizzera. Pieno di campetti, magari non si vede con la GoPro, ma posti stupendi di montagne per chi ama le passeggiate, montagne stupende veramente. E noi stiamo salendo verso San Bernardino. Da San Bernardino e a meraviglia ha veramente nevicato anche ieri ed oggi. Strade pulite, beh, strade svizzere, non c'è che dire. Neve non c'è più. E anche la nebbia svanisce piano piano. Lugano, Mesocco, Pianza, San Giacomo, 300.
che c'era poco da filmare, non tanto bello. Siamo a pochi chilometri da casa. Sono le 12:16. Stavo dicendo una cosa, ma non la dico. Qui saremo scesi a San Gotardo, mentre lui aveva fatto il San Bernardino. E adesso entra uno svincolo che fa San Bernardino e San Gotardo, in dove si può andare a Bellinzona, Lugano e Locarno, e poi verso l'Italia. Io l'incrocio per andare verso l'Italia, parte San Moritz e va via. Questo è dove si va, Riasca, Irolo e San Gotardo. Qua sono le montagne che si vanno verso il Luganese, che poi si va verso l'Italia, e anche da Locarno si arriva verso l'Italia, e non solo, da diverse parti del Ticino. Siamo Bellinzona Nord.